Ciao a tutti, ragà. Allora, oggi voglio parlare di un argomento sempre quelli scottanti, no? Abbiamo appena finito la settimana con tre video di seguito di Kakumei, molto brevi. Poi vi spiegherò anche il motivo del fatto che sono brevi, tutte queste cose qua. Andiamo con ordine. Prima di tutti, l'argomento di oggi è appunto Dragon Ball Kakumei è sopravvalutato? Per me, sì. Però qua pare sempre che mi voglio lagnare tutto e solo io faccio le cose belle. No, non è questo il punto. Il punto è che spesso i fan manga più amati sono quelli che si discostano più da Dragon Ball. Appunto, l'opera originale, che alla fine è quella fatta da Toriyama. Che lo stesso Dragon Ball Super, il manga, non è tantissimo Toriyama, sotto certi aspetti. Però Toyotaro cerca di fare il meglio per somigliare a Toriyama. Qual è il problema di Kakumei? Il primo problema è che non gli somiglia quasi per niente. Cioè, The Dragon Ball ha veramente poco. È inutile che si dice, Super non ha niente di Dragon Ball. Non è vero, perché più o meno ci sta. Ma anche GT alla fine, cioè, rispetto a Kakumei, pure GT ci sta di più. Con Dragon Ball ci sta bene. Cioè, comunque prova una scimmiotta. L'opera di Toriyama, cioè ce la, più o meno ce la fanno, ecco. Kakumei, no, comincio dalle cose belle, dai, almeno non parto subito negativo. Allora, Kakumei ha di cose belle i disegni, vabbè, sono incredibili. La seconda cosa bella, e ultima anche, è che osa finalmente un fan manga discreto, che diciamo cerca di raccontare qualcosa legato a Super, finalmente non tanto legato a Zeta. Sì, ci sta qualche rimando, però vabbè, niente di che. Qualcosa che non ha a che fare con GT, anche perché abbiamo AF, abbiamo un sacco di roba su GT, New Age e tanto altro, cioè ci sta un sacco di roba del GT. Questo è il primo vero fan manga di Super molto esteso, cerca di introdurre tanti personaggi nuovi, tanti design nuovi, che con Dragon Ball secondo me non ci azzeccano tanto, però vabbè. Gli autori osano, su questo non ci piove, tanto di cappello per sta cosa, sono bravi, da sto lato da fargli l'applauso, perché non tutti hanno osato e hanno voluto sperimentare con Super qualcosa di nuovo. I difetti quali sono? È che quel qualcosa di nuovo non è coerente tanto con Dragon Ball. Guarda, l'incipit ci può anche stare, il fatto che C17, facendo resuscitare tutti quanti gli universi, esprimendo il desiderio in modo un po' non molto chiaro, un po' come accaduto all'inizio del GT, che il desiderio era poco chiaro, quello di Pilaf, ha fatto diventare Goku piccolo, vabbè. Qui, alla fine, è un desiderio comunque espresso in modo un po' vago, e Super Saiyan ha fatto resuscitare tutti gli universi cancellati da Zeno, non solo quelli del torneo, ma anche gli altri sei. E vabbè, ci può stare alla fine, dai, come idea, ci può stare. Il punto qual è? Il punto è che tutti i personaggi nuovi, quasi il 90%, non ci azzecca col character design di Toriyama. Cioè, veramente vanno proprio da un'altra parte. Cioè, quelli di Kakumei si sono palesemente ispirati a Murata. Cioè, questo è One Punch Man, fuso a Dragon Ball. E non va bene perché Dragon Ball non è questo. Nel primissimo capitolo c'è lo scontro tra Goku e Beerus. Ve lo andate a recuperare, tanto lascio la playlist di tutti gli episodi che sono usciti fino a mo' sul canale. Ve la lascio qua sopra nelle schede, no? Il primo episodio, se vi ricordate, Goku a una certa riceve un'ustione sulla schiena. Se era Dragon Ball, il vero Dragon Ball, ecco, c'era tutto rossore, tutte righe sulla schiena rosse che facevano capire che era bello bruciacchiato sulla schiena. Oppure un'ustione però che era una chiazza tipo di un colore un po' più scuro al massimo, ecco. Lì no, lì era praticamente tutta la pelle che si era tolta, tutti i muscoli di fuori che si vedevano. Ma questo non è Dragon Ball, questo può essere One Punch, dai. In One Punch roba più o meno simile succede. Cioè, One Punch Man ci può stare, cioè. Dragon Ball non è mai così tanto estremo, diciamo, tranne qualche rara eccezione, tipo con personaggi tipo i Saiyaman che schioppano, oppure i Cell Junior che gli escono gli occhi fuori dalle orbite. Sì, però non è mai troppo, troppo spinto. Anche quando Cell prosciuga gli umani,
non è così spinto esageratamente, cioè se dà una regolata un po' toglieriamo un minimo. Qui no, qui vedi muscoli da fuori, cioè personaggi tutti venosi, tutti pompati all'estremo. Gohan che è diventato un armadio, il doppio di Goku, ma che cazzo? Cioè, non c'è coerenza con Super a livello di estetica, per quanto i disegni sono stupendi, perché i disegni sono bellissimi. Cioè, questi qua potrebbero veramente essere degli assistenti di Murata, aiutarlo in One Punch Man, cioè, potrebbero fare questo. Cioè, io penso sia il loro scopo, cioè, a questo punto, perché, cioè, a livello di disegni, loro sono dei mostri, cioè, chi fa il fan manga sono questi, sono più bravi, eh. Cioè, incredibili sono. Il problema è che vanno proprio da un'altra parte, cioè, con Dragon Ball non si secca niente il design, questo è un difetto. Il secondo è che cioè, i personaggi vanno da tutt'altra parte a parà a volte. Cioè, Vegeta è un'estremizzazione di se stesso, perché i personaggi già sono fuori dalle righe in Dragon Ball. In questo caso lo sono ancora di più. Cioè, già sono fuori dalle righe e me li fai ancora più fuori dalle righe. Cioè, Vegeta passa dal essere uno che diciamo impartisce ordini a uno che si inchina e pensa. Pensa di aver fatto degli errori, ma li pensa. È tutto esagerato. Non, è complicato da spiegare. Dovete vedere gli episodi. Cioè, notate queste cose. Io ho cercato anche un po' di mascherarla, sta roba. Perché nei dialoghi originali dicevano parolacce ogni 2 secondi. Era. Che poi in Dragon Ball lo dicono ogni tanto. Non è che non lo dicono. Però qua era tutto esagerato. Bulma che pare che c'è il ciclo costante. Cioè, veramente, Bulma è un'antipatica assurda qua. Cioè, per carità, c'è la crisi di mezza età pure in Super, sbraita spesso, però ha anche altri momenti, lei. Qui no, è un continuo, sta col broncio, sta così, sta, datte una calmata, fatta appena pillola, piede qualcosa, mamma mia. Cioè, Bulma è fastidiosissima, Enka com'è, veramente un'antipatica che finisce mai. Fidel pure vogliono andare a parà, a renderla un po' antipatichella, un po' tutta girl power, lei. Cioè, quando invece abbiamo visto in Super, per quanto non mi faccia impazzire il fatto che in Super l'hanno resa una classica donna di casa, però vi dovete attenere a quello. Cioè, vi dovete attenere al fatto che in Super è così, punto. Poi può un po' migliorare, poi diventa un po' cazzutella come in Super Hero che c'ha una scuola di arti marziali. Ecco, quello può, lo possono pure fare, però lei è cambiata un po', no? Diventando madre, eccetera. Quindi non potete fare testa vostra, farla tornare, cazzutissima, che fa facce tutte tamarre, perché più avanti lei è diversa dalla Videl de Super, eh? Potreste dire, è meglio. No, non è meglio, perché cioè, è un fan manga de Super, dovete attenervi ai caratteri dei personaggi de Super, punto. Cioè, quindi, per me è troppa da sto lato. Altri personaggi che hanno questo problema, Goku all'inizio, uno può trovare qualsiasi scusa, ma non regge. Cioè, quando usa l'ultra istinto contro Beerus, lui muove con la gravità muove i pianeti, gli dà una forma di drago, gli spara contro Beerus. Ma che cazzo? Cioè, praticamente, vabbè, uno può trovare la scusa, lui ha sentito che su quei pianeti non c'era anima viva, quindi vabbè, li posso lanciare. Sì, ma che cazzo vuol dire? Cioè, Goku che lancia i pianeti e li distrugge. Cioè, Goku è il protettore dell'universo. Anche se lui c'ha la fissa del combattimento, ma lui non farebbe mai una cosa del genere. E lì esci dal personaggio. Poi fa tutte quelle facce strane quando viene incatenato. Dico, lasciatemi andare, vigliacchi, e tutto. Pareva un altro manga, pareva, cioè. Ah, quello. Forse con Broly, Shirai e Lemo, dai, se la sono ancora cavicchiata fino a mo', perché più avanti Broly veramente diventa un personaggio sempre di One Punch Man, tutte facce strane. Poi vedrete. Poi vedrete, ancora ci siamo arrivati. Alcuni sicuramente saranno andati avanti rispetto all'episodio dove sono arrivato io col canale, diciamo, e sanno dove andare a parare col discorso riguardo Broly. No, non mi spingo tanto oltre con lui. Cioè, questo è il problema. È un peccato perché questi sono bravissimi, cioè, sanno disegnare, ma se rimaneva il disegno tutto più o meno come l'immagine qua. Ecco, vedete questa qua che sì, è un po' esagerato, non è tanto Toriyama, anzi, quasi per niente. Però comunque, dai, c'è cioè, ancora sta. Ma Toriyama non usa mai sta roba, cioè tutte queste scale di grigi, tutte queste ombreggiature scure. Questo è One Punch Man, è One Punch. Questo è One Punch, questa qua. Questo è Jiren, che è un disegno incredibile, cioè alzo le mani, cioè sono dei mostri questi, non lo negherò mai. Cioè sono incredibili loro. Però non è Dragon Ball, questo non è Dragon Ball, è il fan manga da questo punto di vista peggiore forse. Altro difetto ancora, me ne trovo pure un altro.
Spesso mi ritrovo i personaggi a avere delle reazioni esagerate in dei momenti dove non ha senso avere la reazione esagerata. Tipo, che ne so, C-17, in qualche episodio fa, no? Sta nella foresta, suo figlio lo chiama, lui ha quel momento dove fa tipo le linee d'attenzione sul suo occhio, come se sta a comparire davanti a lui qualcosa di incredibile, il figlio. Cioè, ma perché deve fare quella reazione esagerata a C-17? Qua sembra come se ogni scena ci debba essere una reazione esagerata dei personaggi. Loro la caricano ogni volta, sti autori. E questo pure è un difetto, perché Dragon Ball non è così neanche rastolato, cioè non è un continuo. Cioè, sempre sull'attenti, sempre succedono cose incredibili. Non devi caricarla così. Cioè, Dragon Ball non succede così ogni volta. Mi sembra tutto troppo esagerato, sembra come se vogliono enfatizzare ogni momento, però lo rendono ridicolo. Cioè, questa è la sensazione almeno, poi non lo so. Cioè, qua pare che sto soltanto a schifarlo, Kakumei. Il problema è che no, me lo vede perché Kakumei sta dando quello che Super non sta dando. Cioè, Kakumei si sta spingendo oltre, sta raccontando cose di altri universi. È una cosa ottima, è ottima questa cosa, perché non lo fa Super, ci sta a pensare Kakumei. Però non dovevano esagerare così, perché ormai la strada che hanno intrapreso è quella della tamarrata, eh. Cioè, non si torna indietro. È un peccato perché secondo me potevano fa meglio. Cioè, hanno qualità da un punto di vista artistico e non ce l'hanno anche da un altro punto di vista. Questa è l'ultima e poi chiudo. Se avete notato, faccio piccoli episodi di Kakumei spesso. Questo accade anche a volte con altri fan manga, però con Kakumei capita spesso che faccio episodi da 3-4 minuti. È difficile che li faccio da 8-7 minuti. Il problema qual è? È che qui hanno da raccontare tante storie, tanti personaggi che fanno cose, eccetera. Il come lo fanno è dispersivo, è un macello. Io devo separare per forza gli episodi in questo modo e a volte mi ritrovo, per esempio, ci spostiamo su Hit e le scenette con Hit durano 6-7 pagine. Ma dopo ci spostiamo da tutt'altra parte da Goten e Trunks. Io non posso mettere insieme, che ne so, Hit e poi subito dopo Goten e Trunks. Ma che ci azzeccano? Mi vedo costretto a tagliare, a staccare le due parti, a fare due video separati. E potrebbe uscire un video da 2-3 minuti, come è successo la settimana scorsa, che sono usciti video corti. Questo perché? Perché spesso veniva raccontata una cosa, poi sfogliavi e trovavi una cosa che non ci azzeccava niente. Invece è capitato. Prima ancora, sono capitate due storie che andavano bene raccontate insieme, cioè C-17 che faceva cose e poi ci spostiamo su Gohan. Sono due padri e quindi ci può stare, cioè, capito? Ci può stare, Gohan c'ha Pan e invece C-17 c'ha i figli sua. Quindi avevano un qualcosa in comune e li ho messi nello stesso episodio. Ma in quel caso andava bene. In alcuni casi non posso farlo perché proprio non ci azzecca niente, cioè è proprio una cosa randomica così, cioè metto. A volte si passa da un personaggio all'altro senza una continuità, cioè proprio taglio con l'accetta e poi si riparlerà di quel che so, di Hit, per esempio, se ne riparlerà tipo tra due capitoli. Troppo dispersivo, ecco, anche da questo punto di vista non se la so gestita granché. Poi ogni tanto si riprendono e riescono a fare una cosa più continuativa, però se vedete episodi corti, non è colpa mia. Io voglio dare una coerenza agli episodi, voglio fare che sono so scanditi bene. Cioè, che quando, che ne so, si parla di Hit, poi se si va a parlare tutt'altro, io devo far finire l'episodio dove si finisce di parlare di Hit. Dopodiché passano un po' dei giorni e esce un altro episodio con un'altra cosa. Lì si è creato anche nella vostra testa, che avete visto un episodio 3-4 giorni prima, si è creato uno stacco e quindi ci può stare che poi vi racconto tutt'altra cosa in un altro episodio. Cioè, non so se avete capito l'idea. C'è tutto un ragionamento dietro, io non è che faccio le cose a caso. Se escono episodi corti, non è colpa sempre mia. A volte sì, a volte so io che troppo non ho abbastanza tempo, allora devo fare episodi un po' più brevi per riuscire a fare più video. Che so, ce la fa Kakumei, ce la fa New Hope, ce la fanno altre poche cose. Dico, senti, non posso fare un episodio troppo lungo di un fan manga, altrimenti capace che mi porta via troppi giorni è un casino. Quindi faccio video un po' più brevi per esigenza, ma non è sempre così. A volte diciamo che è colpa degli altri, colpa di chi ha disegnato il fan manga. Non è colpa mia. Ecco, quindi.
Questa era per spezzare una lancia a favore mio, perché a volte sembra come se lo faccia apposta a fare piccoli episodi, ma non è sempre così, perché a volte sono esigenze anche di come va fruito l'episodio. Cioè, insomma, sono stato chiaro, penso, no? Ecco. Io penso di aver detto tutto, poi se mi sono scordato qualcosa ne parliamo nei commenti tutti quanti insieme. Vi voglio molto attivi per parlare sotto nei commenti di Kakumei, perché qua il titolo è scottante, lo posso capire, che a molti piace da impazzire, ci sta, cioè, a me pure piace abbastanza, però ci sono delle cose che non, su cui non transigo, cioè, e l'ho detta, ecco. Niente, se becchiamo alla prossima. È un video abbastanza lungo, pensavo che durasse un po' di meno, invece, niente, ho parlato tanto. Ciao a tutti!